studiare è fondamentale per conoscersi. Uno poi continua a studiare per tutta la vita, continua, se vuole continuare a fare bene questo mestiere, non smette mai di farsi una domanda, di scoprire una cosa che non va, di vedersi da dietro come cammina allo specchio. È importantissimo. Studiare, imparare da chi ha voglia di farlo, perché altrimenti ti troverai sul set o in teatro a doverlo rubare da chi magari non ha nessuna voglia di insegnarti. E sfruttare al massimo la possibilità che ti viene offerta. Un consiglio per degli attori giovani che vogliono approcciarsi. Intanto imparare un metodo che funziona per se stessi. Che non è detto che sia per forza quel metodo. Ci sono mille modi diversi per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo poi viene raggiunto sia saltando su un piede che correndo con mille scarpe. Fare sul serio come quando i bambini quando giocano sono serissimi. Quindi crederci. Tanti dicono devi essere te stesso, ecco, no, fare l'attore significa fare altro da sé, per cui essere tutto tranne che se stessi, ovviamente filtrando il tutto con la propria arte, se c'è arte, ma ci deve essere, e se no si è meramente degli esecutori, dei lettori di battute. E non risparmiarsi. Chi si risparmia per tutto. Si impara a essere attori migliori strada facendo. Esistono quelli, come diceva mia nonna, quelli nati imparati. Però se ti fermi là, se ti lasci andare alla pigrizia, rimani quell'attore dell'inizio.